benvenuto Roberto Ricci. È passato poco più di un mese, poche settimane dalla tua nomina a presidente dell'Invalsi, dopo un periodo piuttosto lungo, diversi anni, come responsabile dell'area 1 e come dirigente di ricerca. Come sono state queste prime settimane di presidenza e quali sono le sfide principali che ti attendono? Grazie Sabina, e sì, queste sono state le prime settimane, quindi come sempre accade è stato necessario, come dire, abituarsi, ambientarsi in questo nuovo ruolo. Nel mio caso è stato un pochino più semplice perché l'ambiente lo conosco bene, si tratta comunque di continuare a lavorare con colleghi con i quali diciamo collaboro da tanti tanti anni, e anche se in una veste diversa. E gli obiettivi principali che io mi pongo sono intanto in continuità, come abbiamo anche scritto su Invalsi Open, con le presidenze precedenti che hanno consentito all'istituto di crescere e svilupparsi considerevolmente. E poi di fare tesoro di questo in modo tale da garantire e supportare l'istituto nel suo percorso di crescita. E credo che soprattutto in questo momento storico, nel quale la scuola ha ancora più bisogno di attenzione da parte dell'intera società, ritengo che il compito principale dell'Invalsi sia quello di fornire dati, informazione, strumenti a tutto tondo per aiutare la scuola e il sistema scolastico in tutte le sue articolazioni ad assumere quelle decisioni che ci aiutino a garantire ai nostri giovani, quindi alla nostra intera società, livelli di apprendimento migliori e più diciamo, adeguati a quello che sono le sfide che ci attengono, e quindi una crescita in generale della società, ripeto, a tutto tondo, quindi non solo gli apprendimenti in senso proprio, ma tutto ciò che riguarda il mondo della scuola. Ecco, la scuola, indubbiamente l'intero sistema scolastico ha affrontato 2 anni molto impegnativi per la distanza, per il fatto di non poterla vivere quotidianamente la scuola per gli studenti come per i docenti. Da questa esperienza così impegnativa, che cosa abbiamo imparato? Che cosa ha imparato la scuola e da dove può ripartire? Sono stati sì 2 anni veramente molto, molto impegnativi, e probabilmente il percorso non è ancora terminato. Abbiamo però imparato tanto. Ovviamente i problemi non sono mancati, ma qual è l'articolazione della società che non ha vissuto difficoltà, problemi? Però abbiamo imparato, secondo me, anche delle cose molto, molto positive. Beh, intanto che abbiamo una scuola capace comunque di reagire, e pur in una situazione di difficoltà, di rispondere tempestivamente ad una situazione totalmente inattesa, e quindi di fare del proprio meglio per cercare di superare queste difficoltà. Ecco, io credo che la scuola abbia nella sua, come dire, interezza dato una lezione al paese intero veramente incoraggiante per certi versi, cioè quella parte della società che è stata in grado comunque di reagire. Abbiamo imparato, forse avremmo dovuto già saperlo, ma come dire, ci è stato ancora più chiaro di quanto sia importante la scuola, e abbiamo imparato anche che quando la scuola per difficoltà oggettive non può fare tutto ciò e che siamo abituati ad avere dalla scuola, la società soffre tanto. Soffrono i giovani, ma soffriamo tutti. E questo credo che ci chiami tutti come dire, a un senso del dovere verso la scuola, di esercitare verso la scuola quell'attenzione, quella responsabilità che chiama tutti a fare del nostro meglio, senza nasconderci problemi. E perché credo che il modo migliore per affrontarli è prenderne atto senza farne dei drammi, e non una logica di ricerca del colpevole,
perché sterile non credo che ci porti lontano, ma di capire che cosa possiamo fare. Ecco, anche Rimbalzi credo che possa fare tanto, continuare a fare tanto, esercitare il proprio ruolo di supporto alle decisioni in tutte le articolazioni del sistema scolastico, con l'umiltà e anche, come posso dire, la sensibilità di farsi carico delle situazioni che abbiamo di fronte. Un'ultima domanda per chiudere la nostra breve conversazione, per la quale prendo spunto da una tua affermazione recente, che cito testualmente: la scuola è una responsabilità collettiva, non solo politica. Cosa intendi? Sì, ti ringrazio per questa domanda, perché io credo molto in questo aspetto. Cosa intendo dire? Certamente il governo del sistema scolastico è, come dire, tipicamente un campo della politica, di chi ha la rappresentanza politica del paese, ed è giusto che sia così e deve essere così in un paese avanzato e democratico. Quello che intendo dire, quando però dico che è una responsabilità di tutti, è che, fatte le premesse che abbiamo appena detto, è necessario farci carico della nostra scuola. Ogni nostra azione quotidiana deve andare, a mio giudizio, nella direzione di riconoscere alla scuola il suo ruolo. In questo senso siamo responsabili. Nel momento in cui, come cittadini, genitori, studenti, come dire, sottovalutiamo questo aspetto, facciamo un danno alla scuola e quindi a noi stessi. E prendere sul serio il ruolo della scuola vuol dire aiutare la scuola a fare e a raggiungere gli obiettivi che la scuola ha, e vuol dire anche dare a chi la scuola la vive tutti i giorni professionalmente, penso agli insegnanti, ai dirigenti, a tutto il personale della scuola, anche l'idea di un paese che è per la scuola, al quale però va anche, come dire, serenamente, ma ha preso conto dell'operato diciamo di tutti i giorni. Ripeto, in un senso propositivo. Ecco, credo che creare un senso di appartenenza rispetto alla scuola sia fondamentale. Quindi magari quando molto spesso riduciamo la scuola, anche nel nostro modo di pensare, di agire o anche di scherzare, a un fenomeno marginale, ecco, facciamo all'intera società un grande danno. Grazie Roberto, ci e buon lavoro. Grazie mille.